Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Abbiamo da poco realizzato la pasta matta insieme e vi avevo detto che è un impasto molto versatile che si presta quindi per preparazioni dolci e salate. Bene, oggi andremo a realizzare un dolce con la pasta matta. Prepareremo insieme una stella ripiena di noci e mele. Andiamo subito in cucina. Per la nostra stella partiamo dalla base, dall'impasto e qui abbiamo già pronta la pasta matta, la classica pasta matta che abbiamo preparato insieme. Pesi e quantità specificate troverete tutto in info box sotto il video. Utilizzeremo le noci, utilizzeremo del succo di limone, zucchero di canna, scorzetta di limone biologico, una noce di burro, cannella e infine mele. La prima cosa che andiamo a fare per evitare l'ossidazione delle mele, andiamo a irrorarle con il succo di limone e aggiungiamo subito la cannella. Andiamo a girarle e le lasceremo insaporire leggermente prima di passare alla fase successiva della cottura, perché noi le nostre mele andremo fra qualche minuto a saltarle in padella. Io in questa fase non aggiungo zucchero e la dose di zucchero non è eccessiva in questa ricetta. Chi di voi volesse abbondare può farlo a proprio piacimento. Ora prendiamo immediatamente una padella antiaderente, cospargiamola così di zucchero di canna. E andiamo sui fornelli. Lasciamo scaldare leggermente il fondo della padella senza aspettare che lo zucchero fonda e andiamo ad aggiungere il burro e le scorzette di limone. La fiamma è media, non è una fiamma alta. Lasciamo che il burro fonda. Queste scorzette di limone andranno a profumare il tutto. Ora che il burro, vedete, è completamente sciolto, io vado ad aggiungere le noci, spezzettandole così con le mani grossolanamente. Anche le noci le lasciamo tostare per un paio di minuti. Durante questa piccola fase di tostatura io le giro in continuazione perché non voglio che comunque si scuriscano le noci. Ora sono passati circa 2 minuti e mezzo e noi andiamo ad inserire le mele. Ora possiamo alzare la fiamma, lasciamo appassire le mele per 3-4 minuti. Noi ci siamo, vedete che non c'è più quasi succo, il succo di cottura che le mele hanno perso si è asciugato e questa è una cosa molto importante perché se andiamo a mettere le mele eccessivamente ricche di liquido, poi la nostra pasta alla base si bagnerà. Quindi questa fase, come vi ho detto, è molto importante che venga fatta con la fiamma alta. Un ultimo salto e torniamo sul banco. Spegniamo il gas e ci siamo. Ora andiamo a versare di nuovo le mele nella bowl dove le abbiamo messe una volta affettate. Le allargo leggermente per lasciarle stiepidire perché noi ora dobbiamo passare alla lavorazione della pasta. Quindi farina, tiriamo giù la nostra pasta matta,
Guardate che elasticità che ha. Andiamo così a tagliarla in due metà. Con una metà rifaccio una pallina che andremo a mettere qui da un lato. Questa metà andiamo velocemente a piegarla e a stenderla. Schiacciamola all'inizio così, come quando dovessimo fare una sfoglia normale, ci aiutiamo con la pressione delle mani, delle dita. Questo è molto importante perché la pasta matta, chi di voi l'ha fatta lo saprà già, è molto molto elastica. Ok, e ora iniziamo a stenderla. Non dovremo fare uno strato sottile, molto sottile, dovremo stare circa sul 4, diciamo sui 4-5 mm di spessore. Io mi fermo così, siamo a circa 4 mm di spessore e noi stiamo bene, questo è lo spessore desiderato. Ora ho bisogno di un foglio di carta da forno dove poter trasferire il foglio steso così di pasta matta, perché noi la stella l'andremo a realizzare direttamente sulla carta da forno, altrimenti sarà poi, una volta ritagliata, sarà molto difficile spostarla. Ora io ho una mia tecnica, se voi vorrete potrete realizzare una stella disegnandola sulla carta da forno, dopodiché mettete il foglio di carta qui e andate a ritagliarla. Io di solito utilizzo degli spiedini da 20 cm tagliati a metà. Non vado a farli combaciare, ma li metto un pochino staccati, in questo modo. Così. L'importante è che alla fine la nostra stella risulti il più possibile regolare. È comunque una preparazione fatta a mano, quindi non potrà essere perfetta, però diciamo che così va bene. Io ora, seguendo l'esterno dei miei spiedini, vado a ritagliare la pasta matta così. Tutto ciò che togliamo si andrà facilmente a reimpastare e a ristendere. Ecco. Togliamo pure gli spiedini e vediamo che abbiamo ottenuto una stella. La fase successiva sarà molto più semplice, perché faremo un disco senza doverlo ritagliare, lo sovrapporremo alla stella già esistente e poi andremo a ritagliarlo. Ora rimpasto velocemente questi ritagli, si rimpastano con una facilità veramente incredibile, e ora con l'aiuto di un cucchiaio andiamo a mettere le mele all'interno della stella. Cerchiamo di lasciare i bordi un pochino liberi, perché poi dovremo sovrapporre l'altro strato di pasta matta, quindi la pasta dovrà aderire. Io mi fermerei così. Ecco.
Ora spostiamo leggermente la stella già ottenuta, la mettiamo qui da una parte e andiamo a ristendere un disco che andrà, con il quale andremo a chiudere il nostro dolce. Vedete, la pasta matta più riposa e più è bella. Ora andiamo a sollevarla e a sovrapporla alla stella. Solleviamo leggermente per andare a seguire il disegno sottostante. Premiamo e andiamo a ritagliare. Abbiamo già fatto pressione, quindi la pasta matta ha aderito, però andiamo a farne ancora un pochino. Abbiamo raggiunto una stella sufficientemente precisa. Ora dobbiamo però rifinire i bordini, quindi io decido di andare a realizzare una rifinitura esterna. Vado ad allungare la mia pasta, creerò dei cordoncini sottili con cui realizzerò delle treccine che faranno appunto da rifinitura. Si spezza. Ora possiamo iniziare a fare questo tipo di lavoro. Vedete? Ho intrecciato, vedete? Li ho uniti così. Ora lo mettiamo da una parte perché tanto non succederà nulla e ne andiamo a fare uno altrettanto lungo. Io ho preparato un tuorlo d'uovo con le solite 3 gocce di aceto e andiamo a spennellare la nostra stella. Accontentiamoci per il momento e iniziamo a sistemare i cordoncini. Iniziamo sempre da un angolo. Nel punto in cui facciamo aderire i cordoncini, basta l'aiuto di uno spiedino per ricreare il disegno. Ecco qui, vedete?
Avete visto com'è semplice? Ora un'ultima spennellata affinché non si deformino in forno, e nel frattempo vi dico che il mio forno è preriscaldato a 180 gradi e proprio a 180 gradi andrò a cuocere la stella di pasta matta per circa 25 minuti. Noi ci siamo, siamo pronti per il forno. Ora prendo la teglia e lascio scivolare, ecco qui, la stella. Cerco di girarla in maniera che le punte non si girino troppo. Eccola qui, la nostra stella. Guardate la doratura, com'è bella. È appena uscita dal forno, la facciamo raffreddare completamente. Ho messo la mia stella su un vassoio da portata e sto sistemando una coccardina rossa di tulle, perché credo che ci stia veramente bene, un tocco di colore. Io mi auguro che questa stella vi piacerà. Avete visto com'è semplice da realizzare e anche di grande effetto. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio dell'attenzione che anche oggi mi avete concesso. Se vi piace il mio video, aspetto un vostro like e, come di consueto, vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e condividere le mie video ricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.